Atterraggio perfetto! Mi presento, sono Girolamo Silvestri e quella è la Torre Donama, certo, che mi dice che sono tornato nella mia città, a Rovigo. Mi aspettavo oggetti volanti, edifici fluttuanti sospesi in aria, ed invece... E invece niente di tutto questo, ma quello lo riconosco, sì, quello è Palazzo Angeli. Non c'è più la chiesa accanto, ma lo stemma del casato con l'aquila bifronte lo riconosco. Chissà come sarà cambiato dentro, andiamo a vedere un po'. Sono venuto dal 1760 per scoprire se i ragazzi di oggi sono come erano quelli dei miei tempi, ambiziosi, innovativi e intelligenti. Ma che meraviglia! Tutto è come era. Certo, è un po' più moderno. Spero non l'abbiano cambiato dentro. Andiamo a vedere. Ah, che meraviglia! Per fortuna sono riusciti a conservare tutto in perfetto stato. E questa postazione cos'è? C'è scritto segreteria di giurisprudenza. Ah, ho capito! Questo meraviglioso palazzo è la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Ma guarda che si sono inventati al CUR. Hanno messo le ruote ad una sedia. Che stupidaggine. E gira pure su se stessa, ma si scivola, ma si va. Oh, che divertimento! Il futuro è molto divertente. Elementi moderni di design che, devo dire, esaltano gli affreschi. Un'unione perfetta tra innovazione e tradizione. Nelle aule. Questo sì che è l'ambiente giusto per formare i giovani talenti, accompagnandoli nel loro cammino, come persone e non come numeri di matricola. Il rapporto umano è più importante del blasone della cattedra accademica. Non si apprende per merito dei libri, ma delle persone che riescono a trasmettere il sapere con passione, umanità e vicinanza. Che meraviglia passare le giornate immerso nella bellezza. Questo? Ma sì, ma questo sono io, fra qualche anno. Beh, guarda qua, una somiglianza c'è, beh, c'è anche il nasone, sono proprio... scusa me stesso, questa è la mia piuma. Sono Girolamo Silvestri, studioso, autore di poesie e prose d'occasioni. Per 19 anni censore dell'Accademia dei Concordi, alla quale donai i miei volumi per l'amor del pubblico bene. A proposito, dove sono i miei volumi? Sono forse questi? No, no, questi sono troppo moderni. Devo andare all'Accademia dei Concordi. Eccomi qua, all'Accademia dei Concordi. Da sempre tutti gli studiosi e letterati traggano fonte di ricerca e ispirazione dal suo patrimonio storico e culturale. Per questo vi lasciai i miei volumi, eccoli qua! Quasi 35.000 opere a stampa, compresi 200 incunaboli conservati all'interno del castello librario. Sento il profumo della cultura e della scienza. Sono veramente ben conservati. E questo? Che cos'è questa diavoleria? Oh, una strana scatola. Servire. Non si sente niente. È un po' duretta e sembra un binocolo. Beh, ho visto qualcosa. Ma sembra il futuro. Se tolgo sono qui, se li metto sono nel futuro. Un'evoluzione della macchina del tempo, ma è bellissimo. Questa è la sala studio con la sua moderna libreria, ricca di volumi per tutti gli studenti. Che belle postazioni dedicate alla lettura, che sono ottime anche per socializzare. Guarda qua, c'è anche la dama. Adesso però mi piacerebbe vedere dove dormono questi studenti. Hai chiesto di poter vedere dove dimorano gli studenti? Seleziona dal menu il trasferimento allo studentato. Lo studentato metterà a disposizione degli studenti, oltre agli alloggi, un'area dedicata a favorire le relazioni sociali. Sali le scale per terminare il virtual tour e selezionare una nuova destinazione. Ok, voglio andare a vedere questo edificio, il Cubo, dove immagino che abbiano sede le altre facoltà del CUR. Beh, spazi ampi e moderni, proprio un ambiente familiare, che punta sul rapporto diretto con i ragazzi e le ragazze che lo frequentano. Certo,
che questa università del futuro è veramente bellissima. Dovrò fare un altro viaggio nel tempo e tornare quando questo futuro sarà realtà. Ma guarda come saranno belle le aule del futuro dell'Università di Padova. Tecnologia disponibile per tutti. Beh, studiare così deve essere fantastico. Oh, quanto mi piacerebbe fare un discorso ai ragazzi. Il CUR è un futuro fatto di ambienti moderni, strumenti tecnologici di avanguardia e di un ambiente familiare. Preparatevi a quando questo futuro diventerà realtà. Aspetta un attimo. Ma fammi un po' togliere questa scatola dagli occhi che... Come sospettavo, non è il futuro. Tutto questo esiste già. Il futuro è già a vostra disposizione. CUR, Consorzio Università Rovigo. Una realtà a portata di studio. Tornerò presto in questa università. E voi, se avete voglia di scoprire una realtà orientata al futuro, a misura di studente, mi sa che ci rivedremo presto. Adesso torno nel mio tempo, ma tornerò presto in questo futuro, in questo CUR, in questa realtà a portata di studio.